Cristiano Vaccarini, vengo da Ancona, la mia azienda si chiama V3 Elettroimpianti, ci occupiamo di building e home automation, nonché di automazione industriale e di impiantistica elettrica. Siamo qua su a Bologna con l'evento con Control 4, noi siamo dealer di Control 4 per le Marche, siamo qua perché regolarmente, con cadenza non dico annuale, quasi una o due volte all'anno, ci incontriamo per fare il punto della situazione sui prodotti, e questo è un ottimo momento per confrontarci e per avere sia nuovi prodotti, quindi diciamo una panoramica su quello che è l'innovazione di Control 4, ma anche confrontarci con i colleghi. Il mercato è forse l'aspetto che in questo momento sta soffrendo di più, ma è anche quello che ci permette di far vivere ancora l'azienda. E il mondo dell'automation, parlo per la mia esperienza, è un'opportunità di crescita anche imprenditoriale. Control 4 è sicuramente diciamo un po' il fiore all'occhiello di quello che è il mondo dell'automation adesso in Italia. È da molti anni che lavora in questo settore, diciamo, dell'automazione. La nostra azienda ha 21 anni. Ecco. Siamo nell'home automation da 2007, quindi circa 7 anni fa. Quindi si può dire dall'inizio, no? Perché in Italia parla di quel periodo lì come inizio del concetto di integrazione di sistemi. No? Ma quindi quali sono stati secondo lei i momenti fondamentali anche di evoluzione o di cambiamento del mercato per noi è stata, in questi anni? Parlo per la mia esperienza, è stata un'evoluzione naturale. Noi venendo dall'automazione industriale, quindi diciamo dal mondo delle macchine, passare dal industrial automation, building automation e home automation è stato naturale, quindi diciamo non è stato per noi pesante la conversione di elementi, è stato più che altro interessante affrontare questo cambiamento con gli strumenti che sono diversi, però diciamo l'approccio progettuale appunto, di quello che è l'integrazione all'interno di un progetto è stato abbastanza semplice perché avevamo già un background e uno skill che ci permetteva appunto di affrontare questo passaggio.